tirar su e liftare, come si dice, un viso cadente o un collo che comincia a soffrire i segni del tempo, è il desiderio di molte donne, ma anche di molti uomini. Ma spesso il timore di sottoporsi ad un vero e proprio intervento chirurgico fa desistere i pazienti dall'intento di realizzare questo sogno. Sembra trascorso un secolo quando poco più invece di 15 anni fa veniva introdotta la luce pulsata ad alta intensità che soppiantava gli antecedenti laser e surfing. In seguito sono arrivate le apparecchiature frazionate delle radiofrequenze mono e bipolari e di tutte quelle metodiche in grado di stimolare le fibre di collagene presenti nel derma, migliorando di conseguenza il tono di trofismo della cute. È stata poi la volta del lifting dolce senza bisturi, ricordate, ne abbiamo già parlato, con i microfili bioassorbibili. Ora invece le tecnologie minimamente invasive per stimolare un lifting chirurgico hanno fatto un altro grande passo avanti. Lo scorso aprile, in un congresso mondiale sull'estetica anti-aging, gli esperti hanno fatto il punto sugli ultrasuoni microfocalizzati ed ecoguidati, capaci di fornire uno stimolo selettivo sui tessuti per arrivare alla fascia muscolare. Questa tecnica pare sia l'unica ad aver ottenuto come riconoscimento scientifico l'approvazione di lifting non chirurgico di viso e collo da parte dell'FDA, il severo organo di controllo americano, grazie anche ai test, agli oltre 500.000 trattamenti già eseguiti. Pur non potendosi paragonare proprio ad un lifting chirurgico, si può affermare che con gli ultrasuoni microfocalizzati si è aperta una nuova e decisamente più avanzata era tecnologica. Si tratta di una tecnica indolore, priva di effetti collaterali, che consente a tutti i pazienti di riprendere le proprie attività sociali e lavorative subito, nell'immediato. Niente aghi, niente bisturi, siringhe, ma semplicemente un manipolo, come vedete, che in maniera altamente selettiva stimola la cute e permette di tonificare e liftare, proprio li ridisegna, i tessuti trattati, ridefinendo i contorni del viso.